Allora, Cristina, tu sei stata operata il 29 aprile, Sì. quindi più o meno 6 mesi fa. Sì. Ci racconteresti la tua esperienza? Prego. Sì. Grazie. Allora, la mia esperienza, ho affrontato questo intervento con molto entusiasmo perché mi aspettavo anche un piccolo aiuto per poter affrontare meglio la mia malattia, la nostra malattia. E automaticamente ho fatto l'intervento molto serenamente. Vi assicuro che non è niente di particolarmente invasivo, quindi si affronta molto serenamente. E così pure il dopo, ancora di più, si affronta con grande forza, grande entusiasmo, perché ci sono delle particolarità, delle deficienze che vengono riacquistate all'istante, al momento stesso che si esce dalla sala operatoria. E quindi comunque, continuando, andando avanti, quindi si ha più entusiasmo, si ha più speranza, si ha più tenacia. E quindi io sinceramente consiglio a tutti di farlo, perché anche se riacquistiamo, come dico io, una piccola cosa, quale può essere una molletta che torniamo a rimetterci perché abbiamo più forza alle nostre mani, sicuramente è La positivo. tua situazione personale com'è attualmente? La mia situazione personale è buona perché ho comunque continuato ad avere il positivo che ho preso dall'intervento, le mani calde, i piedi caldi, e diciamo riesco a trattenere anche la pipì come non mi succedeva prima. Sono migliorata nel movimento della mano destra e anche sulle gambe, e soprattutto una grande cosa, ho riacquistato, cioè non ho più, anzi, ho avuto la scomparsa della fatica. Non c'ho più fatica, può essere bene, può essere male delle volte perché mi stanco talmente tanto da dovermi sedere, però Fai mille faccio cose. volentieri, sì, sicuramente volentieri, mi siedo, mi ricarico e ricomincio. E quindi, che altro dire, vado avanti con tanta speranza perché poi vedo che in alcuni momenti della mia giornata riesco a fare cose che prima non riuscivo, quindi dico se le faccio oggi le posso continuare a fare sempre. Quindi tu vuoi dire qualcosa, vuoi dare un consiglio a chi ti sta ascoltando? Il mio consiglio è quello di fatela, provatela. Perché comunque non, un domani non possiamo dire se l'avessi fatta. Va bene. Grazie Cristina. Ciao.